Il calcio dilettantistico si ferma. Con l'aumento considerevole dei contagi da Covid-19, i campionati dall'eccellenza in giù, ovvero anche promozione, prima e seconda e terza categoria, riprenderanno la loro attività agonistica il 23 gennaio, sempre che la pandemia concederà una pausa. Sì, perché non è escluso un ulteriore slittamento qualora la situazione dei contagi dovesse peggiorare, una possibilità purtroppo molto alta vista la contagiosità della variante Omicron. Nice, Atletico Nice, che militano rispettivamente in eccellenza e promozione, e tutte le altre squadre minori della provincia potranno comunque in questo periodo svolgere allenamenti, ma sarà vietato qualsiasi tipo di confronto sul campo, anche amichevole. Per questo motivo è stato rinviato anche il Memorial Eusebio Giammusso, che avrebbe dovuto svolgersi il giorno dell'Epifania al Palmintelli, con un triangolare che prevedeva la partecipazione di Nice, Atletico Nice e Unitas Sciacca. Nel periodo di sospensione, tuttavia, si giocheranno regolarmente i recuperi delle gare rinviate per maltempo e Covid. Già domani, per il campionato di eccellenza al Valentino Mazzola, è previsto lo scontro al vertice tra la capolista Canicattì e Lenna. Tutto regolare invece in Serie D, che riguarda la San Cataldese. Il campionato riprenderà dopo la pausa natalizia.